Vi voglio raccontare quella che è la magia più bella di tutte. Io ho sempre pensato che il pensiero illusionistico fosse utile soltanto nelle cose pratiche. Invece, poco più di 2 anni fa, ho cambiato idea. Ho capito che si può, con la magia, o cambiando le premesse, scegliere di essere felici. Qual è la premessa sbagliata? Solitamente noi pensiamo che la felicità dipenda da quello che stiamo vivendo. In realtà non è così. Perché se ci pensate, ci sono moltissime persone che hanno oggettivamente molti problemi eppure hanno un'energia pazzesca e sono pieni di vita e sono felici, mentre altri che hanno avuto tutto dalla vita che sono depressi. Diciamo che mi piace pensare che la felicità non sia uno stato d'animo, ma un modo di vedere la vita. Basta solo cambiare le premesse. Mi permetto di raccontarvi cosa è successo a me. Circa 2 anni fa, era un venerdì sera come tanti, e avevo una cena di lavoro. Sai quando ti vesti bene perché vuoi essere ben vestito? Una cena importante, dopo parlare di un progetto al quale tenevo molto. Era al ristorante Milano ed erano le 21:45. E eravamo seduti vicini io e questa persona, a un certo punto ci siamo versati il vino, quei piccoli dettagli che ti restano in testa. Ci siamo versati il vino e mentre stavamo parlando proprio sul periodo della conversazione, a un certo punto ho sentito un rumore lontano, come per farvi un esempio, quello che ho sentito io, come se... Immaginate di essere 100 all'ora in autostrada e cercaste di mettere di violenza la prima. Ta 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 ta. E immediatamente, subito dopo, il tavolo si è ribaltato e tutto il bicchiere di vino mi si è rovesciato sulla maglia. Beh, credo che sia capitato a tutti di avere una piccola macchiolina e di essere arrabbiati. Era proprio il vestito più bello, sul momento più bello, e avevo una macchia così. Ok, mi sono indispettito, permettetemi di dire indispettito. Comunque abbiamo rassettato il tavolo, abbiamo riniziato a parlare un po' a fatica e dopo 11 minuti, 11, ricordatevi questo numero, 11 minuti, ho sentito di nuovo ta 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 ta. E il tavolo si è ribaltato di nuovo e io da quel momento in poi non ho più pensato neanche per un secondo a quella macchia. Non mi interessava più, perché da lì il mio unico intento, la mia priorità di vita era di salvarmi la vita. Quel ristorante era il ponte numero 4 della Corsa Concordia. Era il venerdì 13 gennaio del 2012. E quindi ho capito una cosa importante, che quelli sono stati gli 11 minuti più importanti della mia vita. Perché mentre il mondo si stava muovendo, io magari dopo 11 minuti sarei potuto essere morto, e io ho sprecato gli 11 minuti più importanti della mia vita a pensare a una macchia. Quante macchie ci sono nella nostra vita che non contano? E allora ho cambiato le premesse. E quando mi capita qualche cosa che non va, un problema, un qualche cosa che non mi funziona, sposto le lancette della mia mente avanti di 11 minuti e mi chiedo, questa cosa conta o non conta? E alla fine tutte quelle cose che mi fanno sprecare emozioni, che mi fanno sprecare gocce di vita, non contano mai. Ora non dico che, anzi vi auguro che non vi capiti mai, di dover vivere una tragedia per capire che si possono cambiare le premesse. Però provate a pensare a spostare la vostra vita avanti di 11 minuti. Tutte le volte che parlo a Corsa Concordia, parlo con qualcuno, mi rendo conto che il mondo è diviso in due parti. Ci sono quelli che mi dicono, circa il 95%, mamma mia che sfortuna che hai avuto. E poi c'è un 5% piccolo che mi dice, mamma mia che fortuna che hai avuto, hai vissuto un miracolo, sulla stessa cosa. Certo la Corsa Concordia è stata una tragedia, ma per noi, per me, che sono sopravvissuto, a me piace pensare che abbia ragione quel 5% e di aver vissuto un miracolo. Io credo che si possa decidere, scegliere, cambiando le premesse, di vivere ogni giorno un miracolo. Quindi vi chiedo, da domani, quali premesse cambierete per trasformare ogni giorno in un miracolo? Quali premesse cambierete per scegliere di essere felici? Grazie. Wow. Beh, what
to say after che that? Dire, se la magia è quella poi di lasciarci un messaggio così profondo, così importante, così bello, complimenti, è il più bel gioco di magia che ho mai visto, veramente.